Ciao papà, auguri. Non è che va in giro con Cestello. E voi che fate voi? Miriam, che fate voi? Valerio, come si chiama? Oggi 29 dicembre, eh? Non c'è messa perché manca a te, ma manca quello che deve andare in giro con Cestello. Già stavo io in giro con Cestello. Boh, mi resta. Mi svesto, come vuoi tu? Quando si va via un po' di chi è il padrino e la madrina? Io sono la madrina. Il regista. Sì. Oddio, come avete scelto male. Qui c'è un altro. Soffia. Che spazio. Vabbè, prendi questo, metti via questo. Questo poi scriviamo. Per adesso state così, che è meglio. Poi dopo voi venite qua, tu anche se non ti puoi muovere, stai come sei. Allora, più per loro, per i bambini, per voi, che per i grandi che lo sanno già. Adesso cosa facciamo? Fabio, che facciamo? E cosa vuol dire? Sai che vuol dire? No. Allora te lo spiego, mo, in due parole. Veloce, veloce. Questo bambino, questo è venuto alla vita. Prima non c'era, prima era nella pancia di sua mamma. Prima ancora era nei desideri di Gino e di sua mamma, poi è arrivato. Adesso ci sono tutti gli amici, c'è il papà e la mamma, ci siete voi, i cuginetti, ci sono i nonni. Ci sono gli zii venuti dall'Italia, eccetera. D'accordo? Ci sono, che cosa facciamo oggi? Oggi facciamo una festa per dire che Stefano l'accogliamo volentieri, con tutto il cuore, che gli vorremmo bene, che quando sarà più grande non bisticceremo troppo con lui, eccetera, eccetera. No, voilà. Allora vuol dire oggi diciamo, con tutto quello che facciamo, quando gli mettiamo l'acqua, quando gli facciamo il segno di croce, quando gli mettiamo l'olio, quando gli diamo la candela accesa, eccetera. Tutte queste cose qui servono per dire che Stefano oggi è il più importante. È entrato nella vita come siete entrati voi quando eravate più piccolini e oggi facciamo la sua festa. D'accordo? E chiediamo anche, per quelli che ci credono, ma questi sono discorsi nostri, e chiediamo anche a Dio, o a Gesù, che è molto meglio, che conosciamo più facilmente, perché è più Dio, e chi l'ha mai visto? Chiediamo a Gesù, che era amico dei bambini, e poi lo vedremo nel Vangelo, chiediamo a Gesù anche che benedica, che gli dia salute, che gli dia forza, che lo faccia crescere bene. Va bene? Ci siamo capiti? Anche tu, Miriam, hai capito? Allora, a educarlo nell'osservanza dei comandamenti dell'amore e della giustizia, perché impari ad amare voi e ad amare il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Cristo che diceva, non è chi dice Signore, Signore che è importante, ma la più piccola cosa che hai fatto al più piccolo dei miei fratelli, il più piccolo in questo caso è lui oggi, avete fatto a me, l'unico modo per amare Dio, se Dio esiste, è amare la gente che vogliamo, soprattutto questo. E naturalmente voi due, padrino e la madrina, vi prendete anche l'incarico di aiutare i genitori in questa educazione quando ce ne fosse bisogno. È dunque con grande gioia, Stefano, che la nostra comunità, la comunità dei tuoi amici, dei tuoi genitori, dei tuoi nonni, di tutti i tuoi parenti ti accolgono. E in nome loro io ti segno, ecco, mettiti un po' in
piedi così e girati, no, stai così perché sennò come di tutto testa. Ed è che per questo che il nome loro io ti segno col segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E dopo di me si segnano anche il nonno e la nonna, il papà e la mamma. Vieni, vieni pure. Vieni, puoi fare un segno di croce sulla fronte a tuo nipotino. Senza piangere, nonno, se no soffoca. Guarda. Se tu ce la fai bene, se no stai lì, non ti sforzare. E adesso leggiamo, siediti pure fermi. Adesso leggiamo un pezzo della storia di Gesù quando Gesù incontrava i bambini. Allora, in quel tempo, in quel periodo, in quei giorni, portavano le mamme, le donne, portavano da Gesù dei bambini, perché Gesù li toccasse e li prendesse tra le sue braccia. Ma i discepoli, gli amici di Gesù, quegli uomini che c'erano con Gesù, sgridavano queste donne e le cacciavano via. Quando Gesù se n'è accorto, ha detto, si è arrabbiato e ha detto a questi uomini, dice, ma lasciate che i bambini vengano a me. E non glielo impedite mai. Perché? E poi li prendeva tra le sue braccia, gli poneva le mani sulla testa, li benediceva, giocava con loro e poi glieli dava alle sue mamme. Parola del Signore, prendiamo grazie a Dio. E ora preghiamo tutti insieme per Stefano. Voi, quando io dico noi ti preghiamo, voi dite ascoltaci o Signore. Carissimi, preghiamo insieme per Stefano, che riceve oggi il dono del battesimo. Preghiamo affinché Stefano cresca come una persona onesta e giusta, con il cuore aperto sempre per gli altri. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché Stefano ami il suo prossimo e si impegni anche per quelli che stanno più male di lui quando sarà grande, sull'esempio di Cristo. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché Stefano sia accompagnato a vivere semplicemente e privo di violenza in questo mondo. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ecco, e ora, come vi dicevo, mettiamo un po'. Il tuo corpo riesca a sconfiggere, anche se è piccolino, tutte le malattie e quando sarà grande anche di sconfiggere le cose cattive, i vizi che gli possono insegnare le persone cattive. Dio, tu che vuoi dare agli uomini la loro libertà, fa che Stefano possa lottare contro lo spirito del male che insidia il suo corpo o la sua anima e sia protetto sempre nel cammino della vita. Stefano, ti ungo con l'olio segno della salvezza. Ti fortifichi con la sua potenza Cristo nostro fratello che vive e regna nei secoli dei secoli. Dunque adesso vieni poi qui, adesso mettiamo sulla testa di Stefano un po' di acqua, vuoi il Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dovreste asciugargli la fronte adesso, prendi un po' con qualcosa, se no con questo, ma non asciuga niente. Sì. Adesso tu Miriam accendi questa candela là, la vedi, accendila là, qui. Aiutala Daniela. Aspetta, sì. Sì. Ecco. Bravo, tieni, assieme a tua moglie. Stefano, sei diventato una nuova creatura. Che questa fiamma, che tuo padrino e la tua madrina tengono per te, siano segno della tua nuova dignità. Portala sempre nella tua vita. E voi, genitori, dove sono? Genitori, padrino e madrina, dovete sempre alimentare questa fiamma. Abbiate cura di Stefano, perché viva sempre nel bene
illuminato dall'amore di Cristo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. E che Dio nostro Padre, Cristo nostro fratello e lo Spirito di amore sia sempre con noi e ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Voilà. Adesso che facciamo? Lui non sente, ma gli altri sentono. Facciamo un applauso per Stefano. Voilà. Se avete altri nomi, basta Stefano. Domenico. Curci. Quando è nato? 24-12-88. Dove? Qui a Genk. Genk, Filius, Gino. Ma Gino è proprio il nome. Sì, sì, Gino. Gino, Gino Donato. C'ha due nomi, non lo dice mai. Gino Donato, mettiamogli anche tu. De dove sei nato tu, Gino? A Genk. Anche tu? Sì. Tu ti chiami Lucia? Lucia, il cognome com'è? Curci. Curci anche tu? Lucia Curci, tu dove sei nata? Firmo. Come? Firmo. Firmo. Sì. Vai cambiare dopo. Firmo, provincia di... Cos'entra, come si scrive? CS. CS. CS Italia si scrive con una I. Vi siete sposati dove? In Italia. A dove? A Firmo? A Firmo. Guardi, un tormin Firmo. Dove? Che giorno? 25-7-81. 25-7-81. Susche Ferunst, Di Girolamo. Di Girolamo Franco. Curci, Clementina.